sindaco, un momento importantissimo per la città, anche come fiore all'occhiello della sua amministrazione comunale oggi. Sì, oggi si presenta la candidatura di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, presentiamo sia il logo che il sito, è un obiettivo che vogliamo raggiungere, speriamo di farcela. E stiamo sfruttando la cultura, la storia, l'arte agrigentina per poterla proiettare anche nel futuro e quindi di creare qualcosa che possa veramente animare la nostra città. Naturalmente capite bene che il raggiungimento di questo obiettivo è importantissimo per lo sviluppo e turistico, culturale ma anche economico per la nostra Agrigento. Un momento importante oggi per Agrigento 2025, gli sforzi fatti culminano questo oggi con la presentazione ufficiale. Qualche novità in merito? È un'altra tappa importante di questo cammino che ci auguriamo ci possa portare a vincere il titolo di Capitale Italiana della Cultura per il 2025. Abbiamo molto lavorato con il sindaco e con lo staff per portare avanti questo lavoro particolarmente difficile ma esaltante e oggi verrà presentato il logo, verrà presentato il sito. Verrà presentato sia pure grossolanamente il video, il cortometraggio che accompagnerà il dossier e sarà presentato il nome dell'associazione che si è aggiudicata la progettazione del dossier, del progetto che dovrà essere presentato entro il 13 di settembre. Il logo ritengo che sia meraviglioso, significativo, incisivo, avrete modo di vederlo quando sarà presentato, anche perché la progettista, l'ideatrice che è l'architetto Barbara Spallitta spiegherà quali sono i motivi che hanno indotto questa scelta e che cosa questo logo rappresenta sul piano della proiezione futura per Agrigento. Speriamo di continuare con lo stesso entusiasmo, con la stessa passione, con la stessa vitalità, perché non dico che il traguardo è a portata di mano, ma sicuramente siamo dei competitori credibili e principalmente temibili. Ecco, in questo contesto la sua presenza come è giustificata? Perché stiamo lavorando per costruire insieme al Polo Universitario di Agrigento un corso di pratiche dialogiche che si svilupperà qui in Sicilia per la prima volta e soprattutto ad Agrigento, volto alla costruzione di una via mediterranea delle pratiche dialogiche. Questa sarebbe, diciamo, la prima volta in assoluto la possibilità partendo da Agrigento, di diffondere la dialogicità in tutto il Mediterraneo. È inserito nell'ambito di Agrigento Capitale 2025? Ci stiamo lavorando, vediamo se da oggi vengono fuori delle possibilità. Credo che comunque, almeno a livello di intenzioni, di spirito, questo sia, perché è un evento molto importante questo. Cosa l'ha ispirata alla creazione di questo logo? Il logo si ispira al telamone del Tempio Agrigentino di Zeus Olimpio. Però nei conci di questo gigante vengono smaterializzati nella graficizzazione dei quattro elementi, la terra, l'aria, l'acqua e il fuoco, che vengono postulati per la prima volta dal filosofo agrigentino del IV secolo a.C. Empedocle. E quindi questo logo parla dell'Acragasse di un tempo, attraverso i templi della valle, appunto il tempio di Zeus Olimpio, il tempio di Giunone, il santuario delle divinità Ctonie, e parla anche dell'Agrigento di adesso, attraverso appunto la rappresentazione del mare, della terra, delle campagne della provincia agrigentina. Parco coinvolto in questa iniziativa, che valore aggiunto dà? Il Parco Valle dei Templi è un parco importante, credo che possa dare un contributo alla candidatura e al progetto, però non basta le bellezze monumentali, non bastano le bellezze paesaggistiche, bisogna lavorare un progetto più ampio possibile che possa coinvolgere l'interesse non solo della Commissione, ma che possa attrarre l'idea che Agrigento ha e lo ha la potenzialità dentro di sé, ma deve essere poi trasferita ad un progetto coinvolgente che sia il più ampio possibile, che riguardi tutto, non solo il mondo dell'antica città, ma che riguardi
che riguardi l'inclusione, che riguardi l'essere un paese del mondo, che riguardi l'accoglienza, che riguardi attività che possono essere sostenute, sostenibili, che possano interessare i visitatori. Felici della comunicazione che ci è arrivata dal sindaco all'incarico di redigere il dossier di candidatura di Agrigento Capitale della Cultura 2025 e nella qualità di vicepresidente dell'associazione Meno Memorie e Nuove Opere, sono felice di annunciare che da lunedì saremo già al lavoro e metteremo in campo tutte le nostre relazioni internazionali e tutte le nostre competenze maturate negli anni per portare avanti questo progetto. Siamo convinti però che questo progetto dovrà essere un progetto della città e del territorio e che dovremo portare sul tavolo della Commissione l'anima e tutte le volontà, tutte le storie di questa nostra città. Grazie. Allora, Margherita Orlando nella qualità di... nella vicepresidente dell'associazione Meno, Memorie e Nuove Opere. Memorie e Nuove Opere. Che si è aggiudicato. Esatto. Qualche chicca all'interno del progetto. Allora, abbiamo qualche chicca. Sicuramente già siamo al lavoro e la città di Agrigento ha tantissimo da raccontare, ma quello che vogliamo raccontare non sono i 2600 anni di storia, perché li conosciamo bene, ma vogliamo raccontare un progetto di futuro, un progetto di visione della città e di come questa città, facendo tesoro delle proprie esperienze, anche delle proprie difficoltà che ha avuto negli anni, può rilanciare se stessa. Un altro elemento fondante è il rapporto col territorio circostante, perché soltanto creando reti e relazioni sarà possibile uno sviluppo di questo territorio. Padre Pontillo, anche voi come Chiesa interessati a questa iniziativa, quale sarà il vostro rapporto? La Diocesi mette a disposizione il patrimonio culturale, materiale ed immateriale, mobile ed immobile, con tutti i percorsi che ha già attivato i musei diocesani sul territorio, l'eredità immateriale, le tradizioni, per dire non ciò che si è fatto, ma quello che si potrà fare e quello che può generare tutto ciò che abbiamo pensato come valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico sul territorio. Un contributo doveroso per lo sviluppo non solo di Agrigento, ma di Agrigento Capitale, che coinvolge tutta la provincia. Io oggi mi trovo qui al Collegio dei Filippini perché anzitutto sono una cittadina, diciamo, agrigentina, e sono certamente interessata a questa iniziativa di cui ho sentito tanto parlare, ho letto anche diversi articoli di giornale ed ero molto incuriosita appunto da questa presentazione, dal conoscere quali sono stati, insomma, gli sviluppi degli ultimi giorni in merito al progetto che so si dovrà chiudere, insomma, a stretto giro. E la cosa che più mi ha interessato e mi ha più incuriosito è il coinvolgimento delle parti sociali che fanno appunto parte di Agrigento, non solo università o enti pubblici a vario titolo possono dare il loro contributo, ma anche la parte, insomma, privata, l'imprenditoria, anche le scuole e anche, insomma, tutte quelle persone che possono appunto portare un'idea e aggiungere un proprio contributo. Ritengo che questa sia appunto una bellissima iniziativa per la nostra città e sono assolutamente una fan di questo progetto e mi auguro, insomma, che anche il nostro contributo possa in qualche maniera aiutare.